Già la pila incombe ed è arrivato il momento del book haul. Allora, a mia discolpa posso dire che per tre libri ho dovuto perché uno l'ho preso per collezione perché è un libro che amo molto e mi piaceva questa edizione e come era scritta, come è scritta all'interno. E altri due libri invece li ho presi perché fanno parte della serie Ecri Libri. Com'è che ti chiami? Che io continuo a chiamarti col nome del tuo canale, non ho ancora capito come ti chiami. Vabbè, mamma di Matilde. Insomma, ho dovuto prenderli. Uno tua figlia l'ha già letto e io adesso li leggerò entrambi. Quindi devo anche recuperare il quarto. Non so se il quarto è già uscito in Italia. Vabbè, comunque passiamo direttamente a sto book haul perché cincischiamo. Parto dagli ultimi arrivati e parlo proprio del libro da collezione. Ho preso questa edizione dei Promessi Sposi, ovviamente del nostro caro amato Manzoni, Oscar Mondadori. Allora, costava 12 euro, io l'ho trovato a 10,20 euro, quindi non potevo lasciarla lì, tolgo subito il bollone che fa schifo. E all'interno è così, cioè, ha pure le immagini, guarda. Non potevo lasciarla lì, cioè è bellissima. Quindi sì, questo ho preso. Poi, quando ho preso questo, ho buttato l'occhio su un libro della Rizzoli di Dacia Maraini, che avevo già visto e che volevo, Chiara d'Assisi, di Assisi, cioè. Questo appunto è edizione Rizzoli, costava 11 euro, io siccome li ho comprati al supermercato, li ho pagati, no, questo l'ho pagato 9,35 euro, ok? Era anche un po' vecchio perché il bollone non si scolla, si sta frantumando, ma vabbè. E questo qua appunto è un libro che mi ha sempre incuriosito un sacco. Io della Maraini non ho mai letto nulla, mi sono detta perché no, poi è una copertina secondo me stupenda. E sono curiosa, molto curiosa, anche perché sai che ultimamente ho voglia di riprendere un po' i libri sulla meditazione, voglio anche di parlartene sinceramente. Devo riuscire ad andare in cantina a recuperare le scatole, perché sono più di una, vabbè. E quindi penso che questo sarà un libro che leggerò. Oltretutto il Messaggero appunto lo definisce tra le migliori opere della Maraini, quindi boh, elogio alla disobbedienza, non lo so, mi ha sempre incuriosito. Altro libro che ho comprato insieme a questi, di Carmine Abate, La collina nel vento, edizione numeri primi della Mondadori, anche questo costava 13 euro, l'ho pagato 11 euro e 5 centesimi. Allora, di questo non sapevo nulla, ma siccome sono andata al supermercato appunto con Camilla, la figlia di Alberto, e lei mi ha detto, sai Laura che questo è un libro che mi ispira. Lei non è una grande lettrice, anche se ha detto che quest'anno vorrebbe iniziare. Quest'anno che tra parentesi ormai ci stiamo avvicinando anche alla metà, ma vabbè. Vorrebbe iniziare appunto a leggere di più. Ha una copertina anche questa qua, veramente bellissima, con quest'albero piegato verso terra, questa luna. Non lo so, la trama mi ha incuriosito abbastanza. Io poi non ti dico nulla, ti lascio tutto linkato qua sotto. Così se hai voglia di approfondire meglio le trame, sai che. E non lo so, mi ispirava un sacco. Poi un giorno passeggiando per le vie del centro mi sono fermata alla libreria nuova, la Salodiana, che non ho ancora capito se fa parte di una catena, ma vabbè. E ho preso, che anche qui è attratta dalla copertina e dal titolo, e ovviamente dalla casa editrice che è l'Iperborea, ho preso La tristezza degli angeli. L'autore per me è impronunciabile, quindi lo leggi. Appunto Iperborea al costo di un rene. 17,50 euro, però l'Iperborea, questo è il retro. Cioè l'Iperborea secondo me fa sempre dei capolavori e ho dovuto prenderlo. Non so se l'hai già letto, non so se però. Già la copertina è bellissima. Ho letto un pezzetto di trama. E dietro dice: siamo a bordo di una barca che fa acqua e con le nostre reti marce vogliamo pescare le stelle. Poi
poi vabbè, ho letto appunto un pezzo di quarta di copertina e non so, mi ha ispirato un sacco. Un libro che ho preso perché era stato letto tempo fa da Stefania di Libri come il pane è Un bene al mondo di Andrea Bajani questo è Einaudi della linea appunto scrittore al costo di 11 euro. Di questo libro lei ne aveva fatto tempo or sono una bellissima recensione, non lo so, l'ho visto, mi ha subito ricordato lei e ho detto no, lo prendo, lo voglio leggere anch'io. Quindi Stefania, vediamo se lo leggerò e ne saprei qualcosa. Altro libro che mi ha appunto ricordato sia Stefania di Libri come il pane appunto che Eleonora di Miss Tortellino è questo, Le assaggiatrici di Rossella Postorino. Leviamo anche qui la fascetta che io non sopporto. Edizione Narratori Feltrinelli al costo di 17 euro. Anche di questo se ne è parlato tanto su YouTube, ne ho appunto sentito parlare molto bene. Un libro che appena l'ho visto, preso. Quindi. Un libro che invece mi ha attirato per la copertina, che non ho capito se è autoconclusivo o se fa parte di una serie, lo scoprirò, di un nome stranissimo, Manlio Castagna, è Petra Demone, edizione Mondadori. La copertina è fantastica. Il libro delle porte, secondo me, fa parte di una serie, però vabbè. Appunto Mondadori al costo di 17 euro. Dietro c'è scritto della cosa che oltre alla copertina, cioè la copertina mi ha attirata insieme al titolo. Dietro poi sono stata conquistata. Ah, ci sono, vedi tutte le stelle. Allora, per scrivere un romanzo come questo non basta aver trascorso una vita a leggere, vedere e amare romanzi, film e serie televisive che raccontano il fantastico mondo dell'adolescenza. Per scrivere un romanzo come questo, così avvincente e ricco, così magico, ci vuole un grande talento da narratore. E Manlio Castagna dimostra di averlo sin dalla prima pagina di questa saga. Ecco, appunto, saga, molto bene. Io preso. Puoi farmene una colpa? No, assolutamente no. Qui veniamo ai due libri che ho dovuto prendere. E ti sto parlando dei due libri della Miss Detective, ovvero In vacanza con il morto e Assassino in prima classe. Ok, questo che è un libro che Matilde ha citato per la presenza che potrebbe essere anche facoltativa di questo cane, quindi ti saprò dire. E questo che appunto è dovrebbe essere il terzo della saga. La pecca di questi due libri è che li ho trovati solo in edizione cartonata, mentre il primo ce l'ho in edizione flessibile. Ma chi se ne frega? Stiamo a guardare queste cose? Anche no. Quindi, bene, con questo il mio book haul direi abbastanza consistente perché 2, 4, 6, 8, 9 libri è stato un grande successo. Ti mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!